Ciao amici da Frank Bianconero, Juventus-Milan, cosa vogliamo commentare? Di un campionato falsato per quanto riguarda la Juve, no per chi l'ha vinto, perché sennò arrivano sempre i soliti soloni a non capire mai una cavolo di minchia su quello che dici. Dico soltanto che non ci fa di noi, almeno parlo per me, non mi fa diventare una persona intelligente se 24 ore su 24 dovrei sempre aggiungere melma su Allegri o insultarlo. Addirittura sono ogni parola e secondo me poi si va nel ridicolo, perché poi mi dovete trovare, da me il primo a tutti voi, chi lascia sul tavolo 15 milioni netti e parlano tutti o parlate tanti di dignità uomo. Non esiste, è un professionista e ha fatto un contratto, chi sbaglia è chi ha fatto il contratto di 4 anni, e io come tanti di voi che mi ascoltate, nessuno farebbe la scelta di andare a lasciare sul tavolo 15 milioni netti. 15 milioni netti, ricordo sempre che questi signori qua fanno una vita in base a ciò che guadagnano. Io guadagno poco e faccio la vita in base a quello che guadagno. Loro guadagnano di più e hanno un tenore di vita rispetto a ciò che guadagnano. Perciò fare sempre il con il lato B degli altri è sempre la cosa più semplice da fare. Poi insultarlo sempre 24 su 24, non so se ci dà più un'intelligenza più acuta, più alta, che vogliamo tutti la sua testa, anche io che sono un suo estimatore, ci mancherebbe altro, ma non diamo per certo che va via, perché è Elkan che decide e sono gli azionisti che si sono rotti le scatole di mettere sempre soldi. Perciò se si fanno i conti con la calcolatrice per quanto riguarda non Elkan o la Exo, per quelli che mettono i soldi nella Juve, compreso gli azionisti, occhio, perché i soldi da dare ad Allegri sono tanti. Se non si dovrà dimettere o trovare una rescissione consensuale o trovare una buona uscita giusta per cercare di risparmiare qualcosa. Perciò insultarlo non va bene. Poi mi dovete trovare un altro allenatore che va in conferenza stampa e dice: calma, sono 2 anni che faccio il pirla, non ne azzecco uno, ho sbagliato tutto dalla alla Z, prende la sede e se ne va. Perciò torniamo un po' tranquilli. La stagione è stata brutta, perché non me lo deve venire a dire Allegri che le stagioni sue sono state indecenti rispetto anche alla qualità dell'allenatore, ma non ci dimentichiamo le altre due con Sarri e Pirlo, che sono state l'inerzia delle annate prima, con i campioni ancora che sapevano gestire anche i momenti difficili. Perciò bisogna sempre guardare tutto. Perciò far di me uno che insulta Allegri 24 su 24 sarà difficile. Lo criticherò sempre, l'ho criticato, e ripeto, fa ancora più male essere delusi da una persona dove avevi, a cui avevi posto tante aspettative. Perciò quando una persona a cui vuoi bene virtualmente parlando ti aspetti grandi cose, non si verificano e ci rimani male e sei ancora più critico, quello è quello che penso io. Perché poi domani andiamo a giocare contro il Milan, una squadra che corre, una squadra che è intensa, noi non sappiamo domani che altra informazione avremo, che altra formazione si inventerà, magari la 106esima in 106 partite, già da lì capisci la confusione, già da lì capisci che è inadatto lo staff anche atletico, già da tante cose non occorre che si siede e ce lo dica lui. Se noi ragioniamo con i nostri pensieri senza leggere sempre ciò che ci piace o ciò che vogliamo leggere rispetto alle nostre idee, sbagliamo, guardiamo sempre tutto a 360 gradi. Domani è una partita che io domani, e io con l'Empoli anche me la sono presa tanto con i giocatori, perché viene sempre sfumata, diciamo, quello che fanno i giocatori in campo. I giocatori in campo viene sempre sfumata la loro responsabilità, come se mai nessuno avesse la responsabilità di chi va in campo. Perché un giocatore con le huevas, diciamo così, se non sono d'accordo su quella cosa che mi ha detto il mister, faccio tra virgolette come mi pare, perché in campo non mi può far nulla, però porto dei risultati. Il lamentarsi sempre e cercare che gli alibi o le coppe andranno sempre su una persona, che poi alla fine nel calcio funziona così, è sbagliato. Perché se il mister 100 milioni, dove viene preso in giro da quello dell'Empoli, a 2 girate a 3 metri dalla porta cicca la palla, e io mi incazzo anche con lui, io mi incazzo anche con la parte di Kostic, anche con quello che ha fatto Bremer, anche con quello che ha fatto Cuadrado, anche che non c'era, però in generale parlo dei giocatori. Perciò togliamoci sempre sta cosa di insultare una persona perché non ci piace o perché non ci piace come allena. Non ha allenato bene questi 2 anni. Però calma e gesso, perché poi parlare sempre male non è che ci fa elevare, diciamo, come idea, come opinione. L'opinione è quella che deve andare.
è normale che è in confusione totale. Quello che dice oggi è un aspetto che tanti allenatori hanno, che è quello di essere un po' presuntuosi, un po' arroganti. Ce l'hanno tutti gli allenatori, andateveli a vedere, tutti ci hanno, da quando sono io, dall'anno scorso, abbiamo migliorato, abbiamo fatto questo. Perché deve dire in pubblico che ha fatto delle minchiate? Io ancora devo capire questa cosa qua. Perché ci aspettiamo? Perché se vado io sulla panchina della Juve dirò ho sbagliato tutto? Gli allenatori che si prendono le responsabilità sono rari, ma sono rari, e non ne troverete tanti, anche se andate a fare delle ricerche. Tutti gli allenatori sono un po' presuntuosi, un po' arroganti, questo è poco ma sicuro. Perciò domani cosa aspettarci? Io mi aspetto che quelli che vanno in campo abbiano un attimo di anche amor proprio per le loro persone. Da giocatore parlo io, sempre da calciatore di campo, non di persone come persone fisiche nella vita fuori dal campo. Mi auguro che in campo facciano gli uomini, mi auguro che in campo non cercano alibi da dare agli altri, mi auguro che in campo vedano bene prima di indossare quella maglia cosa c'è scritto su quello stemma, cosa c'è scritto nei corridoi. Perciò io mi aspetto tanto da chi va in campo. Gli sbuffi, il non saper controllare la palla, il non rincorrere l'avversario, quella è roba da gente che non merita la nostra maglia a prescindere da come si chiama. Perciò questo io lo dico tranquillamente. Io con l'Empoli sono arrabbiato con loro perché poi, per esempio, dopo la penalizzazione dei 15 punti abbiamo giocato contro l'Atalanta e credo che abbiamo fatto una signora partita 3-3 con due rigori netti negati dove abbiamo sbagliato anche gol semplici. Poi è venuta la sconfitta col Monza in casa, quella non ho ancora capita, però diciamo che è stato il contraccolpo. Ora, come diciamo oggi, tu sapevi della penalizzazione, non puoi perdere 4-1 con l'Empoli anche in queste condizioni. Con le piccole attenuanti che ci sono, ma con l'Empoli tu non puoi perdere 4-1. Detto questo, noi, mi raccomando, diamo sempre la concentrazione su quello che è l'allenatore. Non sappiamo ancora chi è il direttore sportivo, non sappiamo ancora se ci sarà un direttore, un amministratore delegato nuovo, un direttore generale, non sappiamo se ci sarà un vicepresidente, non sappiamo il budget, non sappiamo nulla di nulla, non sappiamo se è stato scelto un altro allenatore in caso dovesse andare via Allegri, non sappiamo nulla e stiamo già proiettati al fatto che ci facciamo venire il solletico perché Tudor, Palladino, Thiago Motta. Ragazzi, calma, si può anche non vincere per un paio di stagioni, l'importante è che da questo momento in poi, con l'entrata di Giuntoli, che si spera arrivi presto questa ufficialità, si possa avere un futuro o una logica o un qualcosa di più delineato. Però io dico basta al linciaggio anche come persona. Nessun allenatore non è presuntuoso, è un po' arrogantello, nessuno. Tutti cercano di difendere il proprio lavoro, perché devono dare sempre modo di poter valutare le cose che di buono ha fatto. Perché poi, da quarto è arrivato secondo, per lui ha fatto meglio. Ma lui lo sa anche lui che hanno fatto due stagioni pietose. È inutile continuare ancora a dire. È inutile. Non pensate che quello dice le cose che dice in pubblico è perché le pensa davvero. Almeno voglio credere questo. Perciò io vi saluto. Fino alla fine sempre forza Juve. E ricordatevi che gli obiettivi da prendere di mira è anche qualcuno che va in campo, a partire dal mio amato come calciatore Di Maria. Ciao a tutti da Frank Bianconero.